Benvenuti su Mezz'ora d'Aria, a Rachele TV, a Tarquinia, presso la comunità per tossicodipendenti Mondo Nuovo Onlus. Oggi Mezz'ora d'Aria insieme a Mario Tuti, che è dal 2004 in affidamento presso questa struttura. Buonasera, architetto Tuti. Buonasera, ma non solo architetto, anche dottore forestale. Bene, sono contento. Però la prima domanda, lei conosce questa trasmissione che si occupa di carcere e giustizia. E, prima di parlare di carcere, mi viene in mente di chiederle chi era il geometra Mario Tuti fino al gennaio del 1975. Vuole raccontarci? Ero un giovane professionista rampante, dipendente del comune di Empoli, però anche allora, come ora, mi sentivo abbastanza estraneo anche a quella società. A differenza dei miei compaesani, che come cultura si pensa solo a fare i soldi e lo status sociale è dato non dai soldi che si hanno, ma dalla capacità di farli. Quindi queste capacità imprenditoriali, a me quello interessava ben poco. Io mi sentivo un reduce della Seconda Guerra Mondiale, alla quale comunque non avevo potuto partecipare, sono nato nel 1946. E in un certo senso mi sentivo defraudato di quell'esperienza, sapendo bene che era stata un'esperienza tragica, che per la mia parte aveva significato per tanti la morte, la sconfitta. E io mi sentivo defraudato proprio di quella morte, di quella sconfitta. Dicevo, ma io sarei stato all'altezza di reggere la sconfitta, la prigionia, il rischio della morte? Un episodio. Quando facevo le superiori a Firenze... Lei è nato ad Empoli, no? Sì, sì, io sono di Empoli. Però ho studiato a Firenze. Ho studiato a Firenze, le superiori le ho fatte a Firenze. Per andare alla scuola passavo sempre da Piazza Santa Maria Novella. E se allora, anche a 16-17 anni, mi fosse successo come a Faust, mi si fosse presentato Mefistofele, e mi avesse chiesto l'anima in cambio di qualcosa, io non avrei chiesto come Faust la donna più bella o l'attimo talmente bello da chiedergli di fermarsi. Gli avrei chiesto di poter tornare ed essere fucilato anch'io sul sagrato di Santa Maria Novella nell'agosto del 44 insieme agli ultimi difensori di Firenze. Quindi in un certo senso ero estraneo a quel mondo che pure frequentavo, nel quale ero anche inserito, nel quale avevo la mia vita, perché comunque poi mi sono sposato, ho avuto un figlio, poi una figlia che è nata quando già io ero in prigionia. Però mi si permetta di citare, anche se indegnamente da parte mia, il Vangelo. Ero nel mondo, ma non di quel mondo. Tutto ciò che era attorno a lei in realtà non se lo sentiva suo. Sì, non mi toccava, mi era estraneo. Lei era geometra del comune di Empoli. Sì. Ed era già sposato, sì, aveva, sì, una famiglia. E come, che chiaramente è impegnato politicamente. Ma in maniera molto marginale. Per un paio di anni sono stato iscritto al movimento sociale, poi me ne sono andato. Era altro quello che volevo. Ed è di questo che ci deve raccontare. Cosa voleva il geometra Tuti in quel periodo storico? Volevo mettermi alla prova. Negli anni della carcerazione, quando superato il primo decennio, diciamo dopo l'86-87, quando è finita la contrapposizione tra noi neri e i rossi, in carcere abbiamo provato a confrontarci
a confrontare i nostri immaginari, anche come ci vedevamo reciprocamente, noi e loro. E mentre i compagni avevano comunque un progetto di conquista rivoluzionaria dello Stato, io e la mia parte sapevamo bene che non saremmo stati in grado di conquistare lo Stato. Quello che volevamo dare era una testimonianza che c'eravamo ancora, che non eravamo stati vinti, e poi anche una forma di giustizia, perché sono quelli gli anni in cui comincia a circolare lo slogan «Uccidere i fascisti non è reato», e infatti chi ha ammazzato i nostri ragazzi o non è stato perseguito o ha avuto condanne ridicole di pochi anni. Io e altri si decise che è vero, uccidere i fascisti poteva non essere reato, ma poteva comunque essere molto pericoloso, dando delle risposte. E visto che lo Stato giustamente non ci proteggeva. Perché giustamente, architetto? Perché noi eravamo al di fuori di quello Stato. La Costituzione è contro il regime fascista, noi eravamo gli sconfitti, quindi io non andavo a chiedere protezione dallo Stato. La protezione me la davo da me, e se lo Stato mi era nemico, anch'io ero nemico dello Stato. Non so se riesco a spiegarmi, anche perché ora queste parole possono sembrare strane. La domanda che mi hai fatto me l'ha fatta una quindicina d'anni fa anche mia figlia, quando alla fine ci siamo incontrati di persona, dopo anni che ci scrivevamo quando era in carcere, e anche lei mi ha chiesto spiegazioni di quegli anni, e io ho detto, io provo a darti delle spiegazioni, ma vedrai che non le capirai, malgrado l'affetto, l'attenzione che puoi avere, perché chi non ha visto quegli anni non può capire quel turbinio di passioni, di impegno, di aneliti che c'era. Gli dissi, se provi a parlarne con la mamma, che pure lei non ha condiviso niente delle mie scelte, non condivideva neanche le mie posizioni, però lei comunque quegli anni li ha visti. Li ha vissuti. E ti può dare una testimonianza diversa anche dalla mia, ma che però comunque è concordante. Per i ragazzi di ora, anche per un giovane di Casa Pound, che magari mitizza Mario Tuti, poi non sa neanche chi è. Esatto. Non riesce a capire le motivazioni di allora, che sono completamente diverse da come si vive ora. E siccome il carcere, tra le sue tante cose, questa non so se è positiva o negativa, in un certo senso congela la storia, congela i sentimenti, congela le ideologie, congela anche le ideologie. Io quando sono uscito e fui messo in guardia da qualche mio amico, mi disse, non credere uscendo di ritrovare il mondo come l'hai lasciato tu. Dal 75 al 2004. Al 2004, quindi 30 anni. E credimi, anche questi 15 anni di semilibertà, che quindi io il giorno sono fuori, ho solo l'impegno la sera di ritornare in carcere. Ricordiamo che lei dal 2004 ad oggi è in semilibertà, la sera torna in carcere nel reparto semiliberi di Civitavecchia, la mattina alle 7 immagino esce fuori e opera presso questa struttura nel laboratorio di tipografia. Sì, normalmente sto in tipografia, però diciamo da mezzogiorno alle 4 sto qui a Spinici, a Villa Paradiso. Dove siamo adesso? Sì. E si occupa dei ragazzi. Per il pranzo, e poi ci sono, ora ad esempio sono in corso le riunioni di gruppo. Beh. Cioè i ragazzi insieme, guidati dallo psicologo e dagli operatori, affrontano le loro problematiche
o anche i temi del giorno, se c'è stato qualche problema tra di loro o qualcuno ha un problema, riuscendo a parlarne con gli altri è una maniera di condividerne il peso e di chiedere aiuto e magari avere un aiuto. Quindi io faccio anche un'attività, diciamo, di operatore. Di ascolto. Sì, non solo di tecnico per la grafica. Torniamo un po' indietro, nel 1975. Così questa mezz'ora d'aria, lei ne ha fatte tante di mezz'ora d'aria. Sì. Parecchie, probabilmente anche trattando questi argomenti e raccontando ai suoi compagni di detenzione quello che era quel periodo storico, quel periodo che chiaramente l'ha segnata. Ma con i miei compagni di detenzione eravamo quasi tutti coetanei, quindi quella era la nostra realtà. Io alla fine ho sempre fatto prima gli speciali, poi i braccetti, dove lì c'era veramente mezz'ora d'aria, ma un giorno sì e un giorno no. Ho avuto il 41 bis. Nella mezz'ora d'aria che dedicheremo al carcere, poi ci racconterà della sua esperienza dei braccetti e dell'esperienza del 41 bis. Parleremo anche di fine pena mai, di fine pena 9.999. Ma quello che probabilmente dobbiamo provare a raccontare ai giovani, visto che lei giustamente dice è difficile da comprendere, e quel periodo storico fino al 1975. È stato un momento di passioni. Quelle passioni che ora magari vediamo con le manifestazioni, sono rivolte verso l'ambiente. Però, mentre allora ci mettevamo in gioco in prima persona, non ci limitavamo a fare il corteo il venerdì. Io e molte decine di migliaia di altri abbiamo messo in gioco la nostra vita e abbiamo purtroppo giocato anche con la vita degli altri. Quindi abbiamo accettato di pagarne le conseguenze. E per me quegli anni sono ancora vivi. Mentre sono questi gli anni che mi paiono strani. Si sente un po' fuori posto in realtà? Ma più che fuori posto, perché io sono inserito nella comunità, i ragazzi mi vogliono bene, io voglio bene a loro, cerco di dar loro una mano. Anche in quest'ultima esperienza, quest'ultimo anno, mi sono voluto mettere in gioco seguendo un master, mi sono trovato ad essere anche molto più grande dei docenti, mentre i miei compagni di master, penso il più grande aveva 30 anni, e anche con loro mi sono trovato bene. Ma mi sono trovato bene dal punto di vista personale, cioè del rapporto. Quando poi si trattava, mi pare l'ho accennato, no? Il master era a Tor Vergata, quindi una delle zone, dicono, più malfamate di Roma, con la Romanina. Un quartiere basso di Roma. Corbella Monica. Quartiere popolare, no? Qualcuno dei miei compagni parlava quasi con timore di Casa Monica e io ho detto, ma io in carcere questi, nel giro degli speciali, non c'ero. Non li ho mai incontrati. Quindi se non ero nel giro degli speciali, non è gente di cui debba avere paura. Neanche aver paura, non li prendo neanche in considerazione. Non ero nel nostro giro dell'elite. Ma questo è interessante. Quello che loro mitizzavano per me era una cosa che, ma io con uno di loro neanche ci parlo, o non mi può parlare da pari a pari. Il carcere come istituzione ha sempre avuto timore dei terroristi, probabilmente per il livello culturale alto, per la conoscenza, no? Che fa differenza tra i detenuti e soprattutto la maggior parte dei detenuti, che spesso purtroppo sono ignoranti, vengono da una
da culture diverse, da estrazioni sociali diverse. E Mario Tuti, nei primi giorni di carcere, cosa coltivava nella sua mente? Allora, quando mi hanno preso, c'è stato sì un momento di rabbia, dicendo ho fatto degli errori, però ho preso la cosa dicendo passo dal fronte esterno al fronte interno. Non è che mi hanno vinto. Come delle truppe tedesche che passavano dal fronte orientale al fronte occidentale. L'impatto col carcere comunque per me è stata una sorpresa. Perché io vengo da una zona, Empoli, nel centro della Toscana, dove malavita manco si sapeva cosa fosse. Io le uniche due persone che avevo conosciuto prima erano state in carcere, uno per renitenza alla leva come obiettore di coscienza e l'altro lo stesso per un incidente marginale. Tra l'altro io ero e sono portatore di un'ideologia che fa riferimento allo stato etico, quindi tutto quello che viene fatto contro lo Stato, per la mia ideologia, non deve avere spazio. Quindi, per un fautore dello Stato etico, la prigione neanche dovrebbe esistere. Non dovrebbe resistere i nemici dello Stato. Non si è mai sentito imprigionato? No, continuo, consentimi un momento. Quando mi sono trovato in carcere, quindi con persone che nei miei pregiudizi, nei miei giudizi, anche nel mio sentire, nella mia cultura, io non avrei dovuto averci niente a che fare. Ho iniziato invece a scoprire il fondo comune, che siamo tutti uomini, la comune umanità. Penso in un mese mi sono adattato benissimo al carcere, ne ho capito le regole, la funzionalità di quelle regole, ne ho apprezzato la solidarietà tra i detenuti, che secondo me era il valore positivo del carcere. È una delle poche cose che rimane anche quando tutto è perso. E che io dicevo con una certa retorica che poteva ancora tutto salvare. Io dopo un mese ero perfettamente inserito. Quindi in un certo senso, a differenza dei compagni che miravano a politicizzare i detenuti comuni, ecco, io da politico mi ero, non so come si può dire, non comunistizzato, comunizzato. Cioè ero entrato in quei meccanismi che comunque rispetto all'istituzione carceraria consentivano di andare avanti, di mantenere la propria dignità, la propria integrità. Questo per me è stato il carcere. Francamente non è che sia stato un dramma, perché io ho detto continuo la mia lotta, non è cambiato niente. In cosa consisteva la sua lotta prima dell'arresto? Consisteva, come ho detto, nel dare testimonianza che non ci avevano vinto, che non ci avevano annientato e che dovevano ancora fare i conti con noi. Per questo abbiamo messo in gioco la nostra vita. Come ho detto, abbiamo messo in gioco anche la vita di altri. Ci sono state vittime. Ma questi erano quegli anni. Chi non ha letto sul giornale uccisi due fascisti qua, ucciso un fascista là, non può capire lo stato d'animo che uno maturava in quegli anni. Ora, la cosa più grave, viene strappata una maglietta, viene dato uno schiaffo, cioè è molto più pericoloso trovarsi da romanisti nella curva della Lazio o viceversa, che per me andare in un centro sociale di compagni a confrontarsi. O per un compagno venire a casa Pound. Sono cambiate un po' di cose rispetto a 45 anni fa. Certo. Adesso questo confronto culturale chiaramente
dà segni di apertura, di crescita, sì, no? Sì. Di futuro rispetto a prima. Prima chiaramente non era sì, così. Sì, prima avevamo degli immaginari diversi, quindi non ci riconoscevamo. Come ho detto, l'esperienza importante del confronto dei rispettivi immaginari è cominciata, diciamo, dopo l'86-87, perché per una decina d'anni, anche in carcere, tra noi compagni abbiamo continuato la guerra che c'era all'esterno, insieme alla guerra contro lo Stato, che ovviamente faceva la guerra a noi, anche giustamente. Vuole raccontarci come? Tutte le maniere. Ad esempio, a me mi hanno catturato mandando due poliziotti a spararmi in Francia. I poliziotti non avevano alcun diritto di andare in Francia e di spararmi. Ma io questo non lo rimprovero. Si sta facendo una guerra. Non rimprovero gli anni di isolamento che mi hanno fatto fare. Non rimprovero allo Stato la segregazione nei braccetti, che veramente poteva essere considerata una forma di tortura. Io mi ero posto come nemico dello Stato, giustamente lo Stato mi considerava nemico. Io tuttora non sono uno che va a chiedere giustizia, a piatire. Una volta, parlando, scherzando con una mia amica avvocato, lei mi disse: perché non fai un ricorso a Strasburgo, visto che i braccetti sono stati una forma di tortura contro lo Stato, perché tra l'altro la tortura è un reato e non è prescrivibile. Io gli ho detto: lo potrei fare il ricorso, ma dovrei dire che avevano ragione e che a me non mi hanno fatto nulla. E allora si è messa a ridere, allora non puoi chiedere, esatto. Cosa vai a chiedere? Ma era nell'ordine delle cose. Io ero loro nemico e loro usavano le loro armi. Loro erano miei nemici e io ho usato le mie. Una forma di resistenza nei confronti dell'istituzione. In realtà lei oggi, dopo 45 anni, possiamo dire che non è stato schiacciato dall'istituzione carcere. Non l'ha subita. Non mi hanno vinto, non l'ho subita, è il termine esatto. Esatto. Là io ti sto dando del tuo e tu mi dai. Senza nessun problema, sono coetaneo dei suoi figli. Appunto. Mi pare il minimo. Forse appunto apprezzo la deferenza verso gli anziani. Io la ringrazio per questa disponibilità. Sono veramente onorato. Le chiedo, vuole raccontarci qualcosa della sua latitanza in Francia? Anche lì ha continuato a fare politica. La latitanza in Francia è stata solo strumentale, cioè mi serviva perché la Francia era vicina all'Italia e quindi mi permetteva di rientrare spesso in Italia. È stato facile andare in Francia? Senza problemi, come era facile muoversi. Quali erano i collegamenti politici in quel periodo con i suoi amici e con l'Italia? C'erano i resti del nostro gruppo, perché una parte era stata arrestata, però c'erano ancora i resti del nostro gruppo. Avevamo qualche contatto anche in Francia e io mi spostavo abbastanza regolarmente. Cosa facevo durante le giornate della sua latitanza? Leggevo, poi una parte d'estate me ne andavo al mare, in parte lavoravo. Cosa faceva? Mi piaceva andare nei campi, c'era la raccolta dei frutti e mi passavo qualche giornata, tanto non chiedevano i documenti, neanche per diciamo bisogno, proprio per fare qualcosa, per non sentirmi inattivo. Lei ha subito un processo, poi è stato assolto per un attentato in Francia? No. Io ho subito un processo e sono stato assolto per l'attentato dell'Italia, così in Italia. Bene, ce ne vuole parlare. Praticamente l'imputazione venne fuori a seguito dell'evasione di un mio coimputato che evase con un ex segretario di una sezione del Partito Comunista dell'Aretino,
e un sedicente anarchico. Questo anarchico, dopo un paio di giorni di latitanza, si recò alla sede di Epoca, una rivista ai tempi, e disse che aveva avuto le confidenze da questo mio coimputato, che aveva detto che noi eravamo anche responsabili dell'Italicus. Da questo, senza neanche fare delle grosse indagini, fummo rinviati a giudizio e dopo un processo di un anno e mezzo, nel quale praticamente il nostro accusatore fu fermato per falsa testimonianza e riuscì a scappare ai carabinieri, pare anche strano che uno affidato alla custodia dei carabinieri possa scappare. Noi fummo assolti con lo stesso PM e le parti civili legate, diciamo, alle vere vittime dell'Italicus che chiedero la nostra assoluzione. Gli unici che chiesero la nostra condanna furono gli avvocati delle parti civili istituzionali, cioè Legione Emilia Romagna, Comune di Bologna, che stranamente poi avevano come avvocato uno che alla fine finì col fare l'avvocato di Gelli, quindi. E quindi fummo assolti. Tra il primo grado e l'appello uscirono i cosiddetti pentiti neri, Calore, Vinci Guerra, Bonazzi, perfino quello sciagurato di Izzo, che tutti negarono ogni nostro coinvolgimento non solo con l'Italicus, ma anche con eventuali trame, rapporti con la massoneria. Calore, ad esempio, disse: no, io avevo i rapporti con la massoneria, non loro. Stranamente, però, io avvertì che l'aria del processo d'appello non era buona, tanto che me ne andai a metà processo, dissi: fatevelo da voi. Questo praticamente nella fine dell'86. Infatti fummo condannati con una sentenza che comunque non aveva senso. Però anche lì successe una cosa abbastanza curiosa. Io in quel periodo ero al braccetto, i cosiddetti braccetti dell'articolo 90 aggravato, oppure, come diceva qualcuno con molta retorica, i braccetti della morte. Vengo condannato per uno dei reati più infami. Dal braccetto mi trasferiscono in uno dei migliori carceri d'Italia, Porto Azzurro, come a dirmi: noi ti abbiamo fatto un torto con la condanna, adesso ti favoriamo con la carcerazione. Sei a Porto Azzurro, lì se fai 2 o 3 anni di buona condotta puoi uscire. Solo io avevo preso abbastanza male quella condanna e mi ripromettevo, dico: io vorrei veramente sapere come ci sono arrivati, magari prendo un giudice popolare e faccio raccontare tutto. E quindi provammo a organizzare quell'evasione nell'estate dell'87. Ne riparliamo nella prossima puntata di Mezz'ora d'aria, dell'evasione, dell'attentato evasione, ma della cattura prima e della tentata evasione dopo, e poi di tutto ciò che accadde nell'81 all'interno del carcere. Grazie architetto per questa mezz'ora d'aria, grazie ad Arachene TV, grazie all'Osservatorio Internazionale dei Diritti Umani e a Mezz'ora d'aria. Grazie ai telespettatori, alla prossima puntata. Io vi dico: sono innocente, lo grido da 3 anni, lo gridano le carte, lo gridano i fatti che sono emersi in questo dibattimento. Io sono innocente, io spero dal profondo del cuore che lo siate anche voi.